Hi guys, how you guys doing? Welcome back everybody. Ok, let's see, vediamo un po' chi c'è. Allora, un saluto Andrea. Eric says, what a band. Thank you, Eric. What's this song? Eric, this is a song of mine called Chasing Illusions from my last album, Unconditional Love. You can check that out on Spotify if you like. Ok, so vediamo un po' chi c'è. Francesco, ciao ragazzi, ciao Davide, Gianluca, Tiziano, Attilio, Luigi. Bene, benvenuti a tutti in questa prima masterclass del mese. Come al solito la facciamo sempre aperta, questa volta sulla pagina Facebook, visto che YouTube ha qualche problemino. Come al solito parlerò un po' in inglese, un po' in italiano, così mi capite tutti quanti. Ok, so guys, welcome. This is the first masterclass of the month. And as I usually do, I do this masterclass weekly for my membership students. But the first Tuesday of each month, I do this free masterclass open to everyone on my YouTube channel or here on my Facebook page. Okay, so if you like, you can go and check my online school on guitarlab.davidepanoso.com. I will post the link later, okay? But feel free to ask me anything, any question is welcome, okay? So I will speak a little bit in Italian, a little bit in English, okay?
Vediamo un po', Andrea. Andrea dice che bel suono quel pick up al ponte. Grazie, Andrea. Intanto c'è Carlo. Fabio dice: finalmente dopo mesi riesco a seguirti di nuovo. Ciao Fabio, piacere di ritrovarti. Sì, ricordati sempre, se non mi vedi qui il primo martedì, siamo su YouTube. Ok. Intanto c'è anche Roberto, Luigi, Francesco, Eric. Hi Eric. Francesco dice: Hello Davide and friends. Ok, international. Ok, guys, bene. Intanto si è aggiunto anche Nello, Francesco, Gabriele. Benissimo, welcome back everybody. Ok, so, as I usually do before my masterclass, I ask my students over my Facebook group dedicated to the students of my online academy. Again, you can check that out on guitarlab.davidepannozzo.com. Okay, so I asked this week what would be the topic that you would like to cover. Okay, so many of them asked me to cover the song of Pee Wee Ellis, The Chicken. Okay, so today we're gonna spend an hour together talking about that song, how to improvise over the changes, and how to having a modern approach over the improvisation of this song. Okay, so feel free to ask me anything. So this is a master class that I usually do weekly for my students over my membership closed group, but again, it's open to everyone, so everyone can ask me anything today. Okay, so quindi stavo dicendo in inglese. Come sapete, gli studenti già lo sanno, ma chi non è studente, prima di ogni masterclass che faccio ogni settimana, questa è una masterclass che faccio ogni settimana sul gruppo membership dedicato agli studenti della mia accademia online, andate a vedere guitarlab.davidepannozzo.com, ok? E gli studenti dell'opzione membership hanno diritto a queste masterclass ogni settimana, ok? Quindi prima di ogni masterclass io metto un post sul gruppo chiedendo loro quale argomento vorrebbero che io trattassi, ok? E quindi questa settimana molti di loro mi hanno chiesto di trattare il brano The Chicken di Pee Wee Ellis. C'è un piccolo aneddoto su questo brano, in realtà tutti pensano che sia di Pastorius, in realtà è di Pee Wee Ellis. E la leggenda dice che Pee Wee Ellis lo abbia proposto a James Brown prima di Pastorius, e James Brown ha detto: ah, che cos'è questa merda? E non l'ha voluto. E quindi è andato da Pastorius ed è diventato famosissimo. Ok, quindi oggi ci divertiremo un po' su questo brano, capiremo un po' come muoverci su questi cambi. Ok, avendo anche un approccio moderno a questa progressione d'accordi molto molto interessante e divertente. Ok, quindi sentitevi liberi di chiedermi qualsiasi cosa. Ok, oggi questa masterclass è aperta a tutti e quindi tutti quanti possono chiedermi qualsiasi cosa su questa cosa o anche su altre cose se volete. Intanto vedo che siamo un bel po' di persone oggi, sono molto contento di vedere tutti voi collegati. Ok, so let's start. So the chicken, it starts on B flat. Okay, so this is a very interesting chord progression to me because it's a kind of modern blues. Okay, modern blues, it's like a perfect mixed with jazz, funk, blues. Okay, so it seems to me that this chord progression is really really interesting. For that reason, okay, because we have a lot of things that we can apply over the progression, so we're gonna have fun, okay? So let's start. The first bar basically are characterized by these very common changes in the very very common chord change in the blues, the first fourth, okay? So B flat and E flat seventh, okay? B seventh and E flat seventh. Okay, so here we can consider this part as a regular blues. Okay, so now we're gonna find out
what we can use in this changing, ok? Quindi stavo dicendo, in questa prima parte, nella prima parte del brano, siamo in un blues normale, ok? Quindi in B flat, in si bemolle settima, ok? Quindi tutto quello che all'inizio possiamo fare è proprio andare ad articolare bene questo primo quarto. Io dico spesso, se andate anche sul mio blog, trovate spesso questo argomento, come suonare sul blues moderno, no? Ho scritto diversi articoli su questo. Una delle prime cose che dobbiamo fare per rendere un po' più moderno il nostro fraseggio è sicuramente andare a sottolineare questo primo quarto, ok? Perché è un cambio molto molto importante nel blues, ok? So I was saying in Italian that I very often talk about this. If you want to have a modern approach, the first thing that you want to do is to highlight the first fourth, ok? Because when you play just the just one pentatonic all over the blues change, basically you're not highlighting the changes, okay? So the first change that you will meet is first fourth, okay? So B flat and E seventh, okay? So this is a very important thing, okay? Quindi prima parte B si bemolle settima e mi bemolle settima. Cosa possiamo andare a suonare in questa parte? Allora, in questa parte possiamo utilizzare ovviamente pentatonica minore e pentatonica maggiore su si bemolle, ok? Ma quando andiamo su mi bemolle settima possiamo utilizzare anche la pentatonica ad 6. Che cos'è la pentatonica ad 6? La pentatonica ad 6 non è nient'altro che una riduzione della scala misolidia, ok? Quindi facendola molto semplice, quando arriva il mi bemolle settima possiamo utilizzare si bemolle, ma invece di mettere la settima minore mettiamo la sesta maggiore, che rispettivamente diventa una terza maggiore di mi bemolle. Ok, quindi quando vado a suonare su mi bemolle mi devo ricordare di sottolineare questo grado attraverso la pentatonica ad 6 di si bemolle. Come suona. Okay, so I was saying in Italian that over the B flat I can play minor and major pentatonic, obviously I can play mixolydian, but the very important thing here is the E flat. Okay, so over E flat I can play B flat add 6 pentatonic. Okay, so which is basically a minor pentatonic, but instead of playing the minor sixth, I would play the major sixth. Okay, so it's like this. Okay, now I will show you how it sounds in a second, but this is a very, really important thing when we want to have a modern approach to the harmony, okay? So underlying the first fourth is super super important, okay? So first thing first, okay? So let's practice on this changing, okay? So B flat minor and major pentatonic, E flat over E flat 7, okay? I'm gonna play B flat pentatonic add 6, okay? Which is this scale, okay? Andiamo a sentire come suona in questo caso, ok? Quindi ricordiamoci il tema, no? Il tema. Ok, ci fermiamo qui. Ok, quindi. Thank you.
flat minor. And pentatonic at 6 of B flat. This is super, super important. Okay, again, as you might have heard, playing a B flat pentatonic at 6 is super crucial to underline a major third of E flat, which is this note. Okay, so let's move forward. Ok, quindi abbiamo detto, avete sentito, è molto molto importante andare a sottolineare la terza maggiore sul Mi bemolle, ok? Perché fate subito sentire che sta arrivando quell'accordo. Ok, quindi siamo sempre attorno al Si bemolle, ma quando arriva il Mi bemolle, soltanto con il Sol naturale, vado a sottolineare la terza maggiore di Mi bemolle. Ok, se ci sono domande fino a qui, scrivete, ok? If you guys have any question, feel free to type. Ok, so let's move forward. After the E flat, we have regular 2-5 progression. So we have a D minor 7 and then G7. Ok, so which is a 2-5. One of C, okay, but instead of going resolving on C major 7, we're gonna resolve over C dominant 7th, okay, so D minor 7, G 7th, and then it goes on C 7th instead of going on C major 7th, okay, so let's see what happened. Ok, quindi dopo il Mi bemolle settima c'è una progressione interessante, ok? Dopo Mi bemolle si va su Re minore settima e poi su Sol settima, ok? In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo un secondo quinto che invece di cadere su Do major 7 cade su Do settima, perché l'accordo successivo è Do settima invece di Do major 7, ok? Quindi Re minore settima, Sol settima e poi si va su Do settima, ok? Vediamo un po' che cosa succede. In questo caso che cosa posso fare? Posso considerare questo Re minore settima e Sol settima, ok? Come appunto un 2-5 di Sol, di Do, ok? Quindi posso tranquillamente utilizzare anche la dorica di Re, per esempio, sia sul primo che sul secondo accordo. Quindi sul Re minore settima posso usare la dorica di Re, su Sol settima posso utilizzare sempre la dorica di Re, perché diventa un quinto grado di Do. Ok, adesso andiamo a sentire anche come suona, ok? E poi tratteremo anche il Do in un'altra maniera, ok? Vado in inglese per spiegare questa piccola parte, ok? So, after the E flat 7th, okay, we have a D minor 7th going on G 7th, okay, but this time instead of resolving over a regular C major 7, the song is resolving over C dominant 7, okay, but the first two chords, D minor 7th and G 7th, it's like a 2-5. Okay, so we can consider that as a part of 2-5-1 of a C major, okay? So the first two chords, okay, can be considered as the second, fifth, second, five, okay, of something else. So over D minor and G7, okay, I can use a D Dorian, okay, on both chords. Okay, because again, this is a second, 5-1, 2-5-1 of C major. Okay, if you guys have any question, feel free to type above.
Carlo dice perché su Sol settima diventa Mi Sol Li Re, giusto? Esatto, sì, perché Sol settima è come se diventa un quinto grado di Do. Tanto saluto il mio caro amico Gianluca, amico d'infanzia. Prima o poi imparerai sia la chitarra che l'inglese. Che dici? Ok, allora proviamo a vedere che cosa succede qua. Quindi abbiamo detto, siamo su, anzi registriamo tutta la prima parte, ok? Così è più chiara, ok? Quindi registriamo dal Si bemolle, ok? Quindi Si bemolle, Mi bemolle, poi vado su Re minore e poi su Sol settima, ok? So, I'm going to record B flat, E flat, and then D minor 7, and then G 7, ok? Major pentatonic over E flat. I'm gonna play B flat at 6, underlying the major third of that chord, okay? And over D minor 7 and G 7, I'm gonna play D Dorian on both chords just to keep the harmony over C major, okay? Allora, vediamo un po', Daniel. Mi dice, un errore suonare al posto di Re minore settima, Re settima non ha più. No, non è un errore in realtà, perché tecnicamente in quel caso diventa un quinto di quinto, quindi Re settima diventa il quinto grado di Sol settima poi diventa un quinto grado di Do settima. È lo stesso discorso. Diciamo che se diventa Re settima, Sol settima, a quel punto lì prediligerai il Sol settima, no? A quel punto, perché il Re settima è il quinto che poi va a risolvere sul Sol settima, no? E il Sol settima di conseguenza risolve sul Do settima. Cambiano un po' le prospettive, non è sbagliato, ok? Antonio dice, posso rivedere più tardi il video? Sì, Antonio, questo rimane sulla pagina Facebook e poi lo mandiamo anche domani su YouTube e manderemo anche il link agli iscritti della newsletter, ok? Iscrivetevi alla newsletter, ok? In modo tale che potete essere sempre aggiornati su queste masterclass, news, concerti, dischi e chi più ne ha più ne metta, ok? Vediamo un po' se mi sono perso qualche commento. Intanto se avete delle domande scrivete pure, ok? So if you guys have any question, please feel free to ask me anything, okay? Ok, intanto ci sono. Siete in tanti oggi, bene, bravi. Luciano, ciao Davide Mitico, ciao Luciano. Cosimo, Paolo. Ok. Bene, se poi vi rispondo comunque a tutti, mi vado a rivedere i commenti. Ok, so let's move forward. Ok, se non avete altre domande io vado avanti. Ok, if you guys don't have any question, I move forward. Ok, so after the G7, ok, after the G7 we have a C dominant 7th, ok?
Okay. So again, in some transcription we have D minor 7, G7, C7, okay. Other transcription have D7, G7, C7. It doesn't matter. It depends by the version that you want to play, okay? I like to have a D minor 7, G7, and then going on C7. And over C7, I'm gonna play straight blues, C blues. So everything that you can play over B flat works over C7, okay? So minor pentatonic, major pentatonic, mixolydian, dominant 7 pentatonic, whatever, okay? Stavo dicendo, dopo il sol settima arriva il do settima, ok? Rispondendo anche a... mi sono perso il nome, Francesco, mi sembra? No, Daniele, sì, Daniele Francesco, ok? Su alcune trascrizioni possiamo trovare anche re settima, sol settima, do settima. Io preferisco fare re minore settima, sol settima per avere anche un movimento diverso, no? Ok? Quindi ovviamente in base a quello che avete nell'armonia vi muovete di conseguenza, ok? In questo caso stiamo facendo re minore settima, sol settima, perché è un 2-5 alla fine, ok? In realtà quel re settima che troveresti in alcune trascrizioni non parte ovviamente sempre da un re minore settima, no? In quel caso lì diventa, si cambia la specie, diventa una dominante secondaria che va su sol settima, ok? Da sol settima si va su do settima e quindi su do settima vale tutto quello che abbiamo detto su si bemolle, ok? Quindi qualsiasi cosa vai a suonare su si bemolle suoni anche su do settima, ok? Quindi minore, maggiore pentatonica, dominant 7, misolidia, qualsiasi cosa che suoni su si bemolle va bene anche su do settima, ok? Ed è ancora, secondo me, interessante fare questo cambio, no? Re minore settima, sol settima e poi si va su do settima semplicemente perché così si crea una varietà più interessante, ok? Ovviamente, ancora una volta, dipende sempre. Se suonate su con un tastierista, per esempio, che vi mette re settima, non potete fare come vi pare. Ma se suonate con un bassista, la tonica è la stessa, quindi potete suonare re minore settima, sol settima, do settima, ok? Non cambia molto, ok? Bene, allora andiamo a sentire, vi faccio un'improvvisazione attorno a questa successione di accordi, ok? Così dopo se ci sono delle domande possiamo aprire una piccola discussione, ok? Intanto se avete delle domande scrivete pure, ok? If you guys have any questions feel free to write a comment below, ok? And now I'm gonna record the song with my loop station and I'm gonna play a little bit over the changing, okay? Thank you.
That's it. Ci sono delle domande su questo? Vi è tutto chiaro? Ok, scrivetemi pure. Vediamo un po'. C'è un'altra cosina da dire in realtà, no? Se volete, non so se l'avete percepito, ma sul Do, per esempio, essendo poi un grado a parte, diciamo, possiamo anche suonare la Lydian Dominant, se vogliamo, no? Quindi andare su una sonorità ancora più moderna, no? Quindi sul Do settima possiamo suonare questo. Ok. Che è una soluzione molto più moderna, no? In generale possiamo anche non suonarlo, però magari, ecco, se dobbiamo suonare su quattro giri, magari uno, avete visto, no? Ho messo soltanto una volta, ok? Posso andare a mettere questa soluzione, ok? Questa undicesima più, che è la caratteristica della scala Lydian Dominant, ok? Bene, allora, vediamo un po' se ci sono delle domande, anche Luca e Carlo che mi avevano chiesto, in particolar modo anche Francesco mi avevano chiesto di questo brano, ok? Se vi è tutto chiaro, fatemelo sapere, scrivete un commentino qui sotto, ok? Mentre per tutti gli altri, ancora una volta, andate a dare un'occhiata su guitarlab.davidepannozzo.com. In particolar modo, se siete interessati a queste masterclass ogni settimana, sono parte dell'opzione membership, ok? Che è un abbonamento con un costo mensile molto basso, che vi permette di accedere a tutti i corsi della mia accademia, quella che vedete lì, ok, che vedete qui, ok, su guitarlab.davidepannozzo.com, avere dei feedback sui video che mi mandate, e avere un programma disegnato apposta sulle vostre esigenze, i vostri obiettivi musicali, ok? Quindi se siete interessati potete dare un'occhiata lì, e se avete qualche domanda potete sempre raggiungermi ovunque, ok? Mentre tutti gli altri che sono invece interessati alla mia musica potete ascoltare tutta la mia, quasi tutta la mia discografia su Spotify, ok? I primi album non ci sono, ma per volere delle case discografiche, ok? Bene, allora ragazzi, se non ci sono domande, ok, io vi saluto con un brano tratto dall'ultimo disco, si chiama Unconditional Love, e lo trovate sempre su Spotify, ok? Lo potete ascoltare anche su Apple Music, Spotify, Amazon Music, ovunque, Google Play, da tutte le parti, ok? E si chiama One and Only, ok? Intanto, se avete domande, richieste, scrivete pure, ok? Ogni tanto la connessione fa brutti scherzi, ma speriamo che stia reggendo, ok? Bene, one and only. Doesn't matter.
Guys, bene, allora per oggi è tutto. Allora, per tutti gli studenti, poi membership, noi ci vediamo martedì prossimo, ok, sempre alle 21:30, e per i non studenti ci possiamo sentire quando volete, potete scrivere se avete qualche domanda, ma ci vediamo poi all'inizio del mese. Date sempre un'occhiata alla pagina Facebook, facciamo questa masterclass all'inizio del mese, aperta a tutti, quindi o sul mio canale YouTube oppure qui sulla pagina Facebook. Ok, quindi iscrivetevi anche alla newsletter in modo tale da essere sempre aggiornati su tutto. Ok, bene ragazzi, allora per questa masterclass è tutto e ci vediamo presto. So guys, thank you for watching me. Okay, for the membership student, we're gonna see, we're gonna have another masterclass next week, okay, next Tuesday, always on our Facebook group. And for everybody, we're gonna have another masterclass next week here on the Facebook page, okay? So thank you again for watching me and feel free to ask me anything, okay? See you guys soon. Bye. Ciao ragazzi.